Siamo giunti al settimo e penultimo round del campionato BTCC organizzato dal pluri-nominato gruppo di modding Modder Squadra Corse. Questa puntata si focalizzerà sull'ormai quasi certa vittoria in campionato del driver Manolo Polonioli. Pronti? Via! Ma alla prima curva si scatena la battaglia e Stefano Bianca spedisce senza complimenti fuori strada Giovanni Falci, che porta così la direzione gara a far incorrere in una penalità per manovra pericolosa il pilota siracusano. Nella stessa curva Andrea Sorlini arriva troppo veloce sulla vettura di Luigi Scarsella, mandandolo a sbattere contro l'innocente compagno di squadra Antonello Tigli. La direzione gara poi assegnerà 20 punti di penalità al driver Sorlini per manovra scorretta al primo giro. La gara prosegue senza intoppi, anche se non sono mancati i contatti al limite del regolamento. La direzione gara, dopo il traguardo, ha deciso per le seguenti penalità. Manolo Polonioli e Andrea Sorlini vengono penalizzati di 20 secondi per falsa partenza in griglia. Antonello Bruno, Maurizio Canciano, Antonio Matraxia verranno penalizzati di 5 punti per aver tagliato la linea dei box. Se guardiamo la classifica piloti, vediamo che Manolo Polonioli si trova a oltre 40 punti di vantaggio sul diretto inseguitore, ma nel prossimo round a Macau, con il doppio punteggio e la classifica invertita, potrà succedere di tutto. Adesso sentiremo i commenti dei piloti con la rassegna stampa. Manolo, quando hai tagliato il traguardo, hai esultato, ma quando dei box ti hanno confermato di essere sotto investigazione, cosa hai provato? Ok. Beh, sono sempre soddisfazioni. Nel senso che fai una gara praticamente, diciamo, perfetta, ma non più di tanto, per certi aspetti. E poi ti trovi una sanzione di 20 secondi per falsa partenza, quindi diciamo che una volta terminata la gara, sapendo già che c'era questa cosa in gioco, è stato un po' fulmine a ciel sereno, però vabbè, ci sta sulle gare, quindi non è un problema. C'è un po' di amaro, però va benissimo, nel senso che il regolamento è applicato in modo corretto e quindi avanti così. Finisco primo, però effettivamente finisco terzo, quindi è andata ancora bene. Va bene, non c'è problema, assolutamente. È stata, ripeto, una bellissima gara. Anche chi è arrivato primo ufficialmente è stato bravo. Avrei qualche critica sul suo box che ha effettuato, che secondo me, per stare in competizione serrata con me in gara, doveva magari fermarsi al momento in cui mi sono fermato io, però vabbè, queste sono le gare, quindi avanti così. Durante la gara abbiamo notato che hai cambiato la strategia. Potresti spiegarci in dettaglio cosa volevi ottenere? Sì, devo dire che effettivamente durante la gara ho praticamente realizzato che a pari strategia non avrei avuto modo di contrastare il mio rivale Manolo. Quindi la mia idea è stata quella di tirare più a lungo possibile il primo stint di gara, posticipare quindi il pit stop obbligatorio e durante il pit stop praticamente non sostituire gli pneumatici, quindi andare avanti con gli pneumatici medi che avevo montato all'inizio gara, e così facendo effettivamente sono riuscito a ridurre il mio distacco da circa 5-6 secondi a 2 secondi, poco più di 2 secondi, che poi comunque sono riuscito a mantenere fino a fine gara, se non che poi
per un errore di no, appunto in partenza, diciamo, sono riuscito a vincere la gara. Con il podio di oggi hai acquisito punti pesantissimi per la classifica piloti, punti che vi hanno fatto raggiungere il team SISEM in testa alla classifica. Avete in mente qualche strategia per l'ultima gara a Macau? Sì, la strategia sarebbe quella che vuole adottare un certo Giuseppe Restuccia, cioè quello di bloccare il nemico dietro le portiere, però non sarà possibile. Quindi l'unica cosa da fare è pedalare, o come dice il mio compagno di team, gasse, tradotto, correre e sbagliare il meno possibile. Sì, francamente l'ultima gara ha riaperto un po' i giochi per il campionato costruttori. Mentirei se dicessi che non ci pensiamo, perché stiamo lì e perché non giocarcela. È difficile perché d'altra parte ci sono due piloti esperti di assetto corsa, noi siamo abbastanza neofiti, io e Tonello. Poi tra l'altro c'è anche Manolo che ha un qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Però parte ultimo e c'è 100 kg di zavorra. Non si sa mai, potrebbe sbagliare la gara anche lui, sportivamente parlando, eh.